Bentornati in un nuovo video di Enzo X92. Oggi video un po' diverso. Per la prima volta vi porterò un unboxing e oggi andremo ad unboxare un nuovo kit da gaming che ho comprato per provare con la PS4. Eppure Momo Design non è un placement, ma se mi volete pagare, pagatemi, ma comunque è una buona marca. Ok, ragazzi, andiamo a vederlo. C'è pure scritto kit da gaming e contiene la tastiera, il mouse e anche il tappetino, che per il prezzo in cui l'ho pagato in offerta ci può anche stare. Aspettate un minuto che lo vado ad aprire. Andiamo ad aprirlo insieme e a vederlo com'è. Madonna, la potenza che si sente già. Ok, raga, andiamo a togliere la plastica protettiva per non fotterlo dentro a dove lo vendono. Ok, raga, andiamo ad aprirlo da qua. Madonna, queste cose chiuse tipo fortissimo. Ok, raga, andiamo ad aprirlo e vediamo come si presenta al suo interno. Vedo che già è bello, ci sono imbottiture e tutto. Vedo che è stato tenuto bene, non sono quelli unboxing dove tu li trovi buttati lì che camminano. Ok, raga, aspettate un attimo che praticamente mi sono messo a parlare e non ce la facevo ad uscirlo. Ok, qui c'è, già possiamo vedere che di essere tenuto abbastanza bene. Ok, raga, lo scatolo la andiamo a mettere qua come copertina, diciamo. Mettiamolo per così e andiamo a vedere il tutto come si presenta. Ok, allora qua c'è un. Ok, allora là c'è il cavo. C'è lo scompartimento per il cavo della tastiera e qua quello per il mouse, con tutto il mouse. Andiamo a vedere il mouse com'è. Ok, sì. Già si sente pure a tatto che. Sentite? Mouse ASMR. Ok, già si sente che è buono. Non è una cinesata. Ok, questo bello, bello mi piace. Questo poi naturalmente va ad illuminarsi come nella foto, va tutto ad illuminarsi. Aspettate ragazzi che lo poso qua un minuto. E ce lo mettiamo qua di lato. Andiamo a vedere la parte principale, che è naturalmente la tastiera. Andiamo a vedere da dove si apre. Ok, si apre da qua. Va ad uscire. Ok. Ok. Bella, bella, bella. Mi piace come l'hanno confezionato, diciamo. Ok, raga, là c'è. Ah, bello, qua c'è pure il logo. Ve lo mostro. Della Momo Design. Mi piace. Questo va ad illuminarsi pure. Ok. Già, a primo impatto, bello. Bello, bello, bello. Ora pure tastiera ASMR. Però è meglio il mouse ASMR. Devo vedere che se c'è, che di dietro si può tenere tipo alzata. Perché a parte così, io a parte così classica, mi piace. Vediamo se c'è. Sì, ci sono qua dietro. Ve lo mostro. I piedini per tenerla rialzata. Ok, così mi piace tantissimo. Molto utile per chi è che, diciamo, come me, gli piace averla rialzata e non direttamente appoggiata, diciamo, sulla superficie. Ok, raga, andiamo a mettere di lato pure questo. E ci hanno inculato il tappetino. E vai, vediamo se è ancora rimasto nella scatola o seppure ci hanno fottuto. Ok, c'è. È che se no c'era l'Euronics a bestemmiare. Ok, raga, qua c'è il tappetino di sotto antiscivolo. Non è. Vi assicuro che non fa odore di cinesi di merda, che ci hanno pure portato il Covid. Che okay, è bello il tappetino con il logo Momo Design. Molto semplice, molto fatto base, però molto carino. Guardate, ve lo mostro meglio. Ci può anche stare. Qua antiscivolo. Non fa puzza di cinese di merda. Vediamo se c'è altro nella confezione. Ok, c'è il classico foglio di istruzioni che non ci frega un cazzo, che noi già sappiamo il tutto. E niente, raga, questo ve lo metto qua come sfondo. Qua vi metto
Il tappetino ve lo metto qua. E niente, raga, questo unboxing ve l'ho fatto vedere dal vostro Enzo X92 è tutto. Ci vediamo in un prossimo video o in una prossima live. Bella!